Con tanti galli che cantano, chi, troppe galline rispondono, co, e se i piccioni spariscono, cu, anche le papere piangono, qua, e chi, qua. La gommina si è rotta. Un pochino laggiù vedo la strada, infatti viene su l'aria da lì. Cazzo, viene su un freddo. Signori, ecco qua il kit del wazzista. Cacciavite, e adesso uno lo elimino. Metro, sai mai che serva, seghetto, sai mai che serva, forbice, chiave, questa qua, chiave uguale, con i vari pezzi che sono questi, no? Pinza per aprire ogni tanto questo Cristo qua, che a volte rimane freddissimo, non si riesce a muovere, quindi è importante. Questa qui, shit, guarda, allora, hai capito? I pezzi più piccoli li metto dopo qua dentro. Capito? Cacciavite piccolo, queste chiavi piccole, no? Questa chiave, questa cos'è? Una 17, perché prima usavo questa per smontare i sedili e dopo ho detto, ma chi me lo fa fare? Il grasso da aggiungere. Questa qui è una chiave multiuso che veramente non è che, però all'occasione magari può sempre servire. Qui è sempre tutto un, magari può sempre servire. Questa, la bussola, sai mai che mi perdo. Con, che cazzo c'è ancora? Ah, questa qui per whatever. E poi poi ci dovrebbe, ecco la luce, guarda, dai, ma è fantastica, questa la devo tenere davanti. Poi cosa abbiamo qua? Pinzetta e hook, questo che era quello di questo. E voilà, questo che va qua, questo che è la guarnizione di questa, questi, non so, questo mi sono trovato extra, questi tappini che vanno da qualche parte, somewhere over the rainbow, no? Questa qui per modellare oppure per infilare questi affari qua, no? O i fili, insomma, capito? I tappini fluo, questi che li devo ancora cambiare, penso che ce la farò. Sono quelli per gli spruzzini dei tergicristalli, masking tape, scotch, questo qui importante da biadesivo. Isolante, due isolanti, i fusilli, questo per tirare via lo scotch, che questo qua me lo porto via, che non serve. Adesso cambio una lampadina, vedi, set delle lampadine, questo set delle ventose, set delle lampadine, questi qua, come si chiamano? No, gli strap. Questi anche conviene sempre tenerli, butta dentro, li ho di tutte le misure, e appunto il seghetto,
Sai mai che mi trovo in una occasione dentro un bosco? Ho un tronco da segare che non riesco a passarlo, c'ho il seghetto. Un cutter. Appunto la chiave con relativi pezzi che metterò dopo, pennello per togliere residui di polvere, la forbice, un altro di questi qua che perché me ne porto due, però è inutile che lo lascio a casa questo, e questi due qua cacciaviti, le due pinze, che una però me la metto davanti, così ce l'ho già pronta per l'evenienza, il metro, questo che lo uso adesso, un martello, il pennello che lo teniamo qua, cos'altro? Questo che serviva per fare un rampino, ma adesso lo tengo lì, dai. E questo qua che non mi ricordo più perché cos'era, comunque analogo a qualche cosa, dei fili qua per, sai, per tenere, brigare, dire, fare, baciare, lettera, testamento. I fusibili che serviranno adesso per sistemare il sedile che non riscalda più, le ventose, le candele, e that's it. Insomma, hai visto? Non è che abbia tanto, il necessario. Questi però, tenerli tutti qua così, non è che può sistemarli diversamente, perché così se no devo metterli per cos'ha, e non è che mi piacciono molto, no? Allora devo vedere di organizzarli diversamente. Metterli lì dentro dopo, penso che magari li metterò lì. Il freddo. Ok. E questo è tutto. Qua ci sono i pezzi più grandi, questo per le scarpe, il WD-40. Insomma, questa qui era la borsa nella quale tenevo il bla bla bla. E ci siamo, adesso cambio lo stop. Ho cambiato la lampadina. Ecco. Ma dai, ma sono un mago o no? Guarda. Ma dai. Vanità delle vanità. Tutto è vanità. Organizzazione perché sì. Libretto delle istruzioni rigorosamente in russo. Gel disinfettante mani protect. Pinzetta per quel lavoro là famoso. Taglia unghie. Occhiali da guida. Grandissimo. Adesso ne voglio mettere anche nelle porte. Hai capito? Sussurri e sibili si amano, simili a senili singhiozzi sottratti a stento senza senso. Sacco a pelo militare svizzero. Una trapunta praticamente. Amici miei cari, mi si accusa di muovere pesanti negatività verso il mezzo qui presente, denominato 3909 2206 o quantunque 452. Non è vero. Carissimi colleghi e meno collegati, mi si accusa di muovere pesanti negatività verso il nostro amatissimo collega compatriota
e rivenditore della Watts Italy di Asciano. Non è vero, non è vero! Miei cari iscritti e meno iscritti, mi si accusa di non partecipare ai raduni dei wazzisti. Non è vero, non è vero! Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quali utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica tutto l'anno? Una generazione va, una generazione viene. Eppure la terra rimane sempre la stessa. Il sole sorge e il sole tramonta e si fretta per raggiungere il luogo dal quale risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana e gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi arrivano al mare, eppure il mare non è mai pieno. Una volta raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutto il mondo è in travaglio, eppure tutte le cose sono in travaglio, eppure nessuno saprebbe spiegarne il motivo. Non è sazio l'occhio di guardare, né l'orecchio è sazio di udire. Amatissimi wazzisti presenti e futuri, mi si accusa ingiustamente di muovere commenti verso coloro che promuovono la loro Watts come se fosse immacolata, miracolata. Non è vero, non è vero. Non per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Noi siamo quel che siamo. Abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Ma per gli altri noi italiani siamo solo spaghetti e mandolino. E allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto. E gli sbatto sulla faccia cos'è il Rinascimento. Io non mi sento italiano, ma per fortuna, o purtroppo, lo sono.